In quel tempo Gesù fu condotto dallo Spirito nel deserto per essere tentato dal diavolo. Dopo aver digiunato 40 giorni e 40 notti, alla fine ebbe fame. Il tentatore gli si avvicinò e gli disse: «Se tu sei figlio di Dio, di che queste pietre diventino pane». Ma egli rispose: «Sta scritto, non di solo pane vivrà l'uomo, ma di ogni parola che esce dalla bocca di Dio». Allora il diavolo lo portò nella città santa, lo pose sul punto più alto del tempio e gli disse: «Se tu sei figlio di Dio, gettati giù. Sta scritto infatti, ai suoi angeli darà ordini a tuo riguardo ed essi ti porteranno sulle loro mani, perché il tuo piede non inciampi in una pietra». Gesù gli rispose: «Sta scritto anche, non metterai alla prova il Signore Dio tuo». Di nuovo il diavolo lo portò sopra un monte altissimo e gli mostrò tutti i regni del mondo e la loro gloria e gli disse: «Tutte queste cose io ti darò se, gettandoti ai miei piedi, mi adorerai». Allora Gesù gli rispose: «Vattene, Satana. Sta scritto infatti, il Signore Dio tuo adorerai, a Lui solo renderai culto». Allora il diavolo lo lasciò, ed ecco degli angeli gli si avvicinarono e lo servivano. Gesù attraversa la tentazione, non la rimuove, accetta che la potenza della tentazione si dispieghi nel suo intimo. Gesù vince ricordando la parola di Dio e la parola ricordata gli fa ripercorrere il cammino di Israele dopo l'uscita dall'Egitto. Le tentazioni nel Vangelo di Matteo rinviano infatti a tre episodi fondamentali dell'Esodo. Il primo è quello della manna e le quaglie. Il secondo, Massa e Meriba. Il terzo è l'episodio del vitello d'oro. La memoria della parola rende forte Gesù perché interiorizza la presenza di Dio nel suo cuore. Le tentazioni di Gesù non sono solo quelle del miracolistico, del sacrale e del potere, ma anche qualcosa di ulteriore. Nella prima scena vi è anche la tentazione che nasce quando la nostra esperienza della realtà è esperienza di durezza di pietra, quando la realtà appare del tutto infeconda. Nella seconda scena si apre la via della tentazione che nasce quando l'immagine gratificante e consolatoria del divino è completamente crollata e lo spazio per Dio sembra del tutto scomparire. Infine, nella terza scena, si apre la tentazione successiva a quella della ricchezza e del potere, quando cioè anche queste realtà rivelano il loro vuoto. Allora può farsi strada il cinismo e il risentimento. Gesù attraversa tutto questo e ciò che rimane è un corpo spoglio che nella dura fede ripete, come sulla croce, la parola di Dio.